Vediamo adesso l'altro procedimento che non fa uso della dilatazione dei tempi, ma fa uso delle trasformazioni di Lorentz per calcolare in quale istante secondo A, cioè in K', B arriva sull'asteroide beta, e allo stesso modo per calcolare in quale istante di K secondo, cioè secondo B, A arriva sull'asteroide alfa. Quindi, in altre parole, per calcolare quei 9,65 ore che ciascun astronauta ritiene essere la durata del viaggio dell'altro. Poniamoci all'inizio dal punto di vista K', cioè dal punto di vista di A. Queste sono le trasformazioni di Lorentz e ci serve la prima legge, trasformazione, per trovare in quale istante di tempo in K' o B arriva su beta. Quindi l'evento che stiamo considerando è l'incontro di B con beta. Di questo evento vogliamo sapere il tempo in cui questo evento avviene in K'. Conoscendo di questo evento dove e quando avviene in K. Infatti noi già sappiamo che l'incontro di B con beta, cioè l'astronauta B arriva sull'asteroide beta, sappiamo già che questo accade dopo 11,84 ore secondo il sistema di riferimento terrestre. Quindi sappiamo quando B arriva su beta in K, e questo quando è praticamente x con 0. Infatti x con 0 è C per questo tempo beta, cioè x con 0 è C per 11,84 ore. Ma sappiamo non solo quando, sappiamo anche dove avviene l'incontro B beta in K, perché in K l'asteroide beta è distante 7,50 ore luce. Quindi X1, il luogo, la posizione in cui avviene l'incontro B beta, è 7,50 ore luce. Perciò noi stiamo applicando le trasformazioni di Lorentz per dedurre in quale momento in K' B arriva su beta, conoscendo in quale momento e in quale posizione B arriva su beta in K. Quindi le trasformazioni di Lorentz ci portano da K a K'. E quindi gamma e beta sono gamma primo e beta primo, cioè sono quei parametri che collegano il passaggio tra il sistema terrestre e il sistema K' dell'astronauta A. Questi parametri sono B'. 0, cioè sarebbe il 40% della velocità della luce, quindi il 40%, e gamma primo era il fattore di Lorentz associato a questo 40%, cioè 1,091, andando a sostituire i valori e dividendo tutto per C, perché ricordiamo che la coordinata x con 0 è C per il tempo. Quindi abbiamo la C qua, e anche ore luce vuol dire ore per C, quindi andiamo a semplificare le C. Sostituiamo i valori e otteniamo T'B uguale 9,65 ore. Che significato ha T'B? È l'istante di tempo dell'incontro B-beta, cioè quando l'astronauta B arriva sull'asteroide beta, però ho misurato questo istante di tempo in K'. Ecco perché c'è l'apice T'beta. E di nuovo vediamo che A, che si trova in K', crede di aver vinto perché secondo lui B arriva su beta dopo 9 ore e 65, mentre invece lo stesso A era arrivato su alfa dopo 9 ore e 165, quindi era arrivato prima A su alfa che B su beta. Lo stesso identico discorso lo possiamo fare dal punto di vista di K secondo, che si chiede in quale istante del suo tempo. Perciò T secondo alfa, l'astronauta A arriverà su alfa. Anche in questo caso, per scoprire questo istante di tempo, facciamo la trasformazione di Lorentz dal sistema terrestre K al sistema K secondo di B. Infatti noi sappiamo in K dove e quando avviene l'incontro di A con alfa. Avviene dopo 10 ore esatte. E infatti avevamo calcolato prima, dopo 10,00 ore A arrivava su alfa nel sistema di riferimento K. E sappiamo che sempre in K questo incontro avviene in posizione 4 ore luce, che è la distanza dell'asteroide alfa dalla Terra. Quindi andiamo a sostituire questi valori al posto di x0 e x1. X0 sarebbe CT
quale tempo, questo tempo, quindi C per 10 ore e X1 è questa posizione, 4 ore luce. Qui dobbiamo mettere i parametri gamma e beta relativi al passaggio da K a K secondo e quindi beta B secondo è il 63,3% della velocità della luce e gamma secondo era il fattore di Lorentz associato a questa velocità 1,292. Il risultato di nuovo è 9,65 ore, quindi anche B, infatti stiamo dal punto di vista di B, anche B vede che lui è arrivato sul suo asteroide prima, mentre invece vede che A è arrivato sull'asteroide Alfa dopo di lui, quindi pensa di aver vinto. Di nuovo chiediamoci chi ha ragione. Hanno ragione entrambi perché, come vedremo meglio dopo, chi arriva prima e chi arriva dopo, in questo caso particolare, è soltanto una questione di punti di vista. Quindi, secondo certi sistemi di riferimento, arriva prima A, secondo altri arriva prima B, secondo altri ancora, anzi, secondo un particolare sistema di riferimento che adesso non stiamo qui a cercare, arriveranno contemporaneamente, quindi faranno pareggio.